un dettaglio al limite dell'assurdo non sfugge all'occhio attento di alcuni affezionatissimi di uomini e donne in merito al turnover. Il turnover di uomini e donne è da anni ed anni un'attrattiva dal sicuro riscontro in termini di share. Canale 5 può sempre stare tranquilla quando ci sono le vicende di tronisti e corteggiatori dal pelo grigio, od anche bianco, ad andare in onda. Molto spesso si vengono a creare delle situazioni divertenti, ed anche qui non mancano le dinamiche tipiche di quella che è la versione classica di uomini e donne. Il tutto poi è gestito sempre con la sapiente guida di Maria De Filippi, che tutto vede e tutto sa. Tutto osserva e tutto può. Nessuno mai ha remato contro la padrona di casa, che è alla conduzione di uomini e donne addirittura da lontano 1996. In pratica, la trasmissione di Canale 5 è come se fosse diventata un vero e proprio amico di famiglia, che tanti giorni all'anno entra nelle nostre case. Tra non moltissimo il format compirà ben 30 anni, cosa che ne fa in assoluto uno dei programmi televisivi più longevi del piccolo schermo in Italia. In questo Uomini e Donne è secondo solo a trasmissioni storiche della Rai quali Domenica e Nella Domenica Sportiva. Un nuovo corteggiatore presenta una particolarità che in diversi sono stati in grado di individuare. Lui è Marco e sta facendo la corte a Gemma Galgani. Sul suo conto sappiamo che è un libero professionista che lavora nell'ambito del settore immobiliare. Marco è stato sposato in passato, ma quel matrimonio, che ha portato in dote due figli di rispettivamente 25 e 28 anni, è ormai finito. L'uomo vuole rimettersi in discussione in ambito sentimentale, e Gemma Galgani è, secondo lui, la donna che fa per lui. Lei lo ha affascinato con il suo sapere essere divertente ed al tempo stesso profonda. A detta di alcuni telespettatori però, Marco avrebbe qualcosa che lo rende diverso da tutti gli altri corteggiatori, giovani e meno giovani, transitati nello studio di Uomini e Donne. Su Instagram alcuni utenti ritengono che Marco somigli molto, se non moltissimo, a Viérigo, marito della divina Gina Lollobrigida. E subito c'è chi dice che in effetti è vero e che mai si era accorto della cosa. In effetti la somiglianza c'è, agevolata anche da alcune pose e da alcune inquadrature. A Uomini e Donne, in un modo o nell'altro, non ci si annoia mai. Proprio Gemma Galgani è stata molto discussa di recente. Ed un'altra VIP ha annunciato la sua volontà di volere lasciare il programma. Infine, Brando e Frikian ha fatto una scelta che non ha mancato di fare discutere.